GF VIP 7, Rossetti contro Micola, fossi un l'ultima persona che guarderei, video. Nelle scorse ore nella casa del GF vi Patrizia Rossetti e Vilma Goic hanno criticato Micola in corvaia. Durante la festa organizzata dagli autori del Grande Fratello VIP 7, Patrizia si è domandata quanto alcol assumesse Micola. Rossetti ha rincarato la dose criticando la coinquilina per il suo aspetto fisico. Tali commenti non sono passati inosservati ai telespettatori che, in alcuni casi, si sono detti indignati per le parole delle due concorrenti. In occasione della festa a tema organizzata dagli autori del Grande Fratello VIP 7, i concorrenti hanno avuto a disposizione delle bottiglie di vino per festeggiare. Nel corso della serata, Rossetti non ha gradito l'atteggiamento di Micol tanto da criticarla con Vilma, scusate un pettegolezzo. Ma quanto ci beve la ragazzina? La 63enne si è domandata quanti anni abbia la influencer. Inoltre, Patrizia ha sostenuto che Micola abbia continuato a chiedere vino a tutti i suoi compagni d'avventura. A fare eco alla 63enne ci ha pensato Vilma, vorrei che si ubriacasse. In un secondo momento, Goic ha criticato Micola a causa della gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro. A detta della cantante, la 29enne correrebbe sempre dietro all'imprenditore veronese, gli va sempre dietro. Hai notato? Ma toppa. In replica, Rossetti si è lasciata scappare un commento sull'aspetto fisico della coinquilina, ti posso dire una cosa? Se fossi un uomo è l'ultima persona che guarderei. Clizia in corvaia sui social è intervenuta per spezzare una lancia a favore della sorella. La diretta è interessata escludendo Gioele De Donà e Nikita Pelizzone ha criticato tutte le concorrenti del parterre femminile della casa, pessimo esempio. Clizia ha ribadito che se una persona non piace, non bisogna affatto screditarla dal punto di vista umano, queste donne hanno parlato in modo terrificante di Micol. A detta della compagna di Paolo Chavarro, non c'è cosa più brutta di una donna che spara a zero su un'altra donna. Clizia ha affermato che, il solito branco che schiera contro una persona. Inoltre, la diretta interessata ha ammesso che non è facile sentire tante cattiverie sulla congiunta e non poter intervenire, una roba davvero brutta. Non è escluso che Alfonso Signorini non decida di far avere un confronto tra Clizia in corvaia e alcune concorrenti che hanno espresso giudizi negativi su Micol. Intervenuta a casa Chi, la sorella di Micol aveva già criticato l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi per come aveva accolto la nuova concorrente del Grande Fratello VIP 7. Clizia aveva criticato anche Edoardo Donna Maria per aver sminuito il breve flirt estivo con Micol. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei.